Senatore Martelli, che voleva dire con la pancia? Spieghiamolo bene. Io ero lì quando è stato detto, quindi so esattamente qual è la sequenza di parole usate. Beppe ha detto, rivolgendosi agli indecisi, se ancora non avete deciso dopo aver guardato questo, che come vede non è neanche tanto spesso, quindi io credo che ogni italiano abbia il dovere di leggersi la riforma costituzionale. Anzi la nuova Costituzione e farsi una propria idea, li invito a farlo. Lui ha detto, mi rivolgo agli indecisi, se ancora non vi siete convinti perché l'avete letta, perché non l'avete letta, votate con la pancia, cioè guardate il proponente, perché secondo me comunque è un approccio interessante. Cioè, oltre al linguaggio verbale, la comunicazione è molto linguaggio non verbale. Cioè una persona che ti propone qualche cosa deve proportela sia con la testa che con tutto il corpo. Se un messaggio non è credibile, vuoi perché è il proponente che non è credibile? O vuoi perché quello che dice contrasta con quello che in realtà il corpo come linguaggio sta proponendo, allora è giusto seguire anche l'intelligenza, l'istinto. Perché ricordiamoci una cosa, la nostra intelligenza fisica è genetica, è figlia di tutte le modificazioni del DNA che noi abbiamo avuto nel corso dei milioni di anni ed è molto più antica di quanto non sia l'intelligenza costruita. Allora, se fermi solo un attimo, perché senatore Martelli, tutto qua. Sì, quando mi ha chiesto votare con la pancia, questo è un esempio perfetto. Votare con la pancia significa guardare in faccia un attimo il Presidente del Consiglio che nega la situazione, non è a conoscenza di quello che fa un suo vicino ministro, un sottosegretario, non ci sono gli SMS, lo dice il Presidente della Commissione Bilancio Boccia, tra lui e la Presidenza del Consiglio relativamente a questo. Questo è, il signor Renzi mi dice facciamo una nuova Costituzione e dall'altro lato però si comporta in questo modo, cioè come può essere affidabile questa persona? Chiuso questo, io dico... Io mi considero tarantino adottivo, tantissimi amici a Taranto, e questa cosa per me grida vendetta. Vede, 50 milioni sono veramente pochi, però io se penso a tutti i soldi, a tutte le linee di credito che questo governo in 10 decreti ha dato all'Ilva, per permetterla di continuare a funzionare in spregio alla legge, cioè hanno addirittura scritto in più di un decreto che quello che succede all'Ilva di Taranto è extragiudiziale, cioè i commissari hanno l'immunità, cioè neanche 50 milioni e poi si danno 60 milioni alla Ryder Cup, che è una competizione di golf, o si trovano i soldi per altre misure, io lo trovo inaccettabile. Cioè, no, si sta parlando di 50 milioni su un bilancio dello Stato che sono 810 miliardi, cioè, allora, anche, a livello, anche a livello di... Come potrei dire, figura istituzionale, avrebbe fatto una grandissima figura a dire questi 50 milioni ci sono. Cioè, non capisco l'impuntamento. Questo è chiaro. E poi francamente io penso, voglio credere, voglio sperare che si troverà velocemente una soluzione. Volevo dire, mi sembra che abbiamo fatto un buon servizio e ringrazio anche il Presidente Emiliano di questo, perché abbiamo chiarito che i due temi sono assolutamente separati. Referendum è quello di questa vicenda molto seria. Legge di bilancio, legge 50 di bilancio, milioni, ovviamente come dicono in Puglia... La lettura di una parte della politica è che questa cosa non sia accaduta casualmente, ma sia accaduta come ritorsione. Allora, se noi crediamo, Emiliano, se noi crediamo, no, questo che... abbiamo sentito, no, per fare il punto di quello però, che abbiamo comunque, sentito. Dopodiché, anche dalla poi conferenza Emiliano, stampa... che è persona più che seria, dice io non mi metto a dire perché è stato fatto o perché non è stato fatto. Questo è molto il serio. Dato è che è stato fatto. Rispetto alla vicenda Ilva, ricordiamo però una cosa, che qualche anno fa c'è stato un referendum cittadino con scarsissima partecipazione, segno che i cittadini di Taranto per la chiusura dell'Ilva, segno che i cittadini di Taranto hanno un interesse a che quell'azienda prosegua. I cittadini di Taranto hanno un problema, o scelgono la sua attività, la vita, ma non faccia illazione sui talenti, nel pieno rispetto delle regole ambientali. Allora, lo sforzo nazionale di una grande acciaieria, la più grande d'Europa, non può essere quella di chiudere e basta. Questo atteggiamento del Movimento 5 Stelle è come dire, da testa sotto la sabbia è eccessivo. Mi sembra che tutti insieme si debba guardare a quell'obiettivo lì, di farla funzionare nel pieno rispetto dell'ambiente salvaguardando l'occupazione. Se questo obiettivo riuscirà ad essere perseguito, penso che avremo fatto un buon servizio alla nazione. Allora, senatore Martelli, l'accusa diciamo più frequente che vi viene rivolta era voi eravate quelli di onestà, onestà e adesso siete uguali agli altri, si parla di firme false. Allora, qui sono stati posti due temi. Il primo tema era la mozione in comitato. Sì, adesso poi ci torniamo perché secondo tema era sempre con la che la seguiamo. Possiamo mischiarli entrambi. Per quanto riguarda la seconda parte, io la liquido più velocemente perché in effetti il servizio è autocontenente. Nel senso, il Collegio dei Probiviri, che è un organo che stabilisce la legge per le formazioni politiche,
ha deciso che queste persone andavano sospese e poi loro non sono essendosi libere. Non essendosi autosospese, perché c'era stato l'invito di Grillo a. E quindi adesso è nella loro facoltà di decidere autonomamente la linea di difesa processuale. Quindi questo è, questo è concluso in sé. Direi che abbiamo fatto quello che secondo noi è giusto fare, cioè sospendere delle persone in attesa che la loro posizione venga chiarita. Per quanto riguarda la mozione, chiaramente un impegno in consiglio comunale vale quello che vale, però secondo me è giusto che sia data questa linea, cioè che come amministrazione della capitale d'Italia noi siamo per il no a questa revisione costituzionale. Vi faccio dire solo due parole perché sulla revisione costituzionale, anzi su questa nuova Costituzione, è stato detto molto. Quando si parla di deriva autoritaria a me viene un po' il brivido perché sono termini che a me non piace usare. Però io dico sempre questo. Quando si cambia una Costituzione togliendo dei diritti ai cittadini, perché le Costituzioni sono un elenco di diritti, una dichiarazione. Sì. Come disse il Presidente degli Stati Uniti Benjamin Franklin, le Costituzioni servono per togliere potere a chi ce l'ha e per darlo ai cittadini. Quando si fa il passaggio inverso, cioè la restaurazione, non si fa mai una buona operazione, che poi la si voglia chiamare deriva autoritaria, accentramento, quello che ti pare. Sì, lei dice, però quell'espressione non mi piace, però il senso è questo. È un passo indietro, e l'ultimo esempio è che noi veniamo aspetti, da un Senato di nominati. 200 anni fa in Italia il Senato era di nominati, era nominato da Carlo Alberto, noi dopo 200 anni torniamo a un Senato di nominati. Non è stato allora, nominato in una lista locale. Io sono stato eletto con scheda regolare. Sono stato eletto con titi di casa vostra. Non è che ci sia qualcuno che ha fatto un tranello, ci sono delle persone. Però senatore Esposito, ci aiuti, sì, perché così poi almeno formuliamo sospesi la domanda. Cioè, l'accusa specifica a Martelli, qual è? Voglio sapere dal senatore Martelli, insomma, alla fine non si sono particolarmente agitati in Campidoglio, ci aspettavamo che ci fosse un'aula più reattiva. Il fatto è che le mozioni che vengono presentate in un consiglio comunale, che sono extracomunali, cioè riguardano temi più alti, sono mozioni che coinvolgono fino a un certo punto. Cioè, io posso portare l'esempio di Novara, arrivare qui con un chilo di mozioni dell'amministrazione PD che impegnavano il comune in sede europea a fare qualche cosa che riguardava dei trattati internazionali. Però lei come si trova ad aver fatto pure la mozione con la Salta Martini, adesso con la Salta Martini, certo, per dire, sì, con sì, la Lega, queste alleanze inedite, cioè, stiamo sperimentando. L'anomalia Movimento 5 Stelle, noi abbiamo sempre detto dall'inizio che votate quello su cui siete cose d'accordo. E quindi se siamo d'accordo su una cosa votiamo una volta con la Lega, una volta col PD. Alleanza di interesse, abbiamo votato, non abbiamo per votato i cittadini ma per anche il proprio interesse. No, beh, questo parla per te. Io cosa c'è? Questa entrata terribile che non c'entro niente. Noi abbiamo votato anche gli emendamenti. Che ci sono altri problemi, noi votiamo. Soprattutto vogliamo sapere, guardi, delle firme. In Italia false è sempre il benaltrismo, bisogna sempre pensare a qualcosa. Le firme false, allora il PD onesti, ha avuto 9 condanne per firme false a Torino e nessuno sta intorno. Noi non ne abbiamo avute, io non sono del ma PD, non esistete quindi più, dico quello che mi pare. Voi neanche no, più noi esistiamo esistete. E come? Scelta Civica si è sciolta, per cui voglio dire, stiamo diciamo parlando queste battutine, di un partito, no? Noi siamo sciolti perché noi siamo veri. Voi vi siete sciolti perché avete usato Monti per tirare su il 10% quando Monti non è più servito. No, guardi, Monti mi ha chiamato lui, non è che l'ha usato Monti. 5 punti, Scelta Civica per invece l'Italia. Invece lei vuole vedere cosa vale lei senza Grillo, senza portato. Casaleggio. Ma io vabbè, però magari se possiamo evitare di farne una questione personale. E valgo dopo come persona, vabbè, a prescindere dal fatto che sia una forza politica. Non ho bisogno lei di una forza politica, il mio valore è attribuito da me stesso. Grande valore. Chiusa questa cosa qua, ognuno c'ha il valore. Facciamo concludere Martelli, poi do la voce a liberare. Il discorso è che questo tipo di mozioni emozionano fino a un certo punto. Per cui anche la partecipazione a volte non è così. Io personalmente su un tema del genere mi sarei presentato in Consiglio Comunale, per tempo avrei voluto dire la mia, tanto più che in Consiglio Comunale non esiste il concetto di contingentamento dei tempi e ciascuno ha e quindi ha la possibilità di esprimersi. Per cui avrei utilizzato ancora di più questo per fare un po' di informazione, perché ho visto che c'è un po' di pubblico. È anche giusto che si cerchi di fare informazione il più possibile su una nuova Costituzione che sì, anche perché noi abbiamo sempre la nostra volumi. Roberta, che magari avrebbe piacere di capirci qualcosa. Posso dire un'ultima cosa al caso di Genova? Perché anche qua, cioè, secondo me, non viene colto esattamente il vero problema. Cioè, ogni città è diversa. Genova è costruita su un precipizio, sì, un sacco di rii che sono tombinati, cioè passano sotto, sì, le case, il cui alveo viene costantemente e continuamente ristretto. I tentativi che sono stati fatti fino adesso a livello regionale sono quelli di dire facciamo un bypass, cioè un canale ausiliario per sottrarre un po' di portata sia al Bisagno che al Fereggiano, che sono i sorvegliati speciali. Però questo è un problema che non risolve alla radice la questione, basta che piova abbastanza e qualunque bypass non funzionerà mai. Ora sono disponibili run modellistici e nowcasting che permettono di fare previsioni sia di accumuli di precipitazioni che
ora per ora quanto è l'accumulo previsto. Per cui un sindaco ha immediatamente tutto questo. Io dico, il sindaco si prende la responsabilità ed è giusto che decida. Secondo me una decisione del sindaco dovrebbe essere sempre cautelativa, fatto salvo che, come la fai la sbagli? Se fai una cosa, così, ci sarà uno che ti dirà che hai fatto bene. Però diciamo che tanto vale essere prudenti. Genova è un caso veramente delicato, quindi chi si candida a fare sindaco di Genova deve sapere sa che prende una patata a 8.000 gradi.